Il nostro consueto spazio in collaborazione con il WWF. Questa mattina parliamo di un problema di cui forse alcuni, anche grazie ai social network, avranno sentito parlare: il problema del traffico illecito di animali. Stamattina è con noi Isabella Patesi, direttrice di conservazione del WWF. Buongiorno direttrice, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, il traffico illecito di animali è un problema molto serio, un problema che esiste, che va combattuto, e le tigri sono spesso vittime di questo tipo di traffico, è vero? Assolutamente sì, innanzitutto il problema è enorme, perché pensate che è il quarto mercato illegale del pianeta per dimensioni. Dopo armi, droga, traffico di persone, il traffico di animali in via di estinzione purtroppo è un business che produce miliardi e miliardi di rendita alle reti di criminali, e le tigri sono dentro questo mercato e stanno portando, purtroppo stanno estinguendo, stanno scomparendo proprio perché vengono bracconate per essere vendute a pezzi o per le ossa o per la loro carne o per le pelli in tutto il mondo, ma soprattutto in Asia. Certo. Isabella Patesi, direttore di conservazione del WWF Italia, in cosa consiste allora il vostro impegno proprio per contrastare questo fenomeno del traffico illecito di animali? Noi stiamo facendo di tutto, dalle indagini per capire chi sono i responsabili, come si spostano le tigri fra i diversi paesi per fermare alla frontiera questo traffico. Stiamo lavorando con i governi perché abbiano delle leggi più dure, stiamo soprattutto lavorando con i consumatori asiatici perché smettano di comprare prodotti a base di tigre. E questo è un lavoro culturale molto importante da fare e anche difficile, forse ci sono delle tradizioni da sradicare. Assolutamente sì, ma fondamentalmente sono delle tradizioni che non hanno nessun riscontro scientifico. Certo. Perché sappiamo, l'abbiamo indagato, l'abbiamo studiato, che i prodotti a base di tigre non hanno nessuna efficacia per curare l'uomo, insomma non hanno nessun altro tipo di uso, e per questo vanno assolutamente contrastati, perché le tigri stanno scomparendo, ne sono rimaste in natura meno di 4.000, quindi abbiamo una manciata di tigri che purtroppo vengono ogni giorno bracconate anche con sistemi crudelissimi, con tagliole, con veleno, con armi. Chiaro. E tutto questo deve fermarsi. Il WWF sta facendo veramente un lavoro straordinario. E ci fa piacere camminare insieme al WWF, specialmente per campagne come questa che hanno bisogno di essere conosciute. Isabella Patesi, la direttrice della conservazione del WWF, è stata con noi stamattina. Buon lavoro, grazie. Grazie, grazie a tutti quelli che ci aiutano.